Siamo con l'assessore allo sport del comune di Quigliano, Tiziana Bruzzone, primo bilancio della manifestazione Granaccia e Rossi di Liguria e soprattutto anche visto il contesto, come ha trovato il palasport abbellito con gli stand. Sì, buongiorno a tutti. È una bellissima rassegna questa, una rassegna storica per il comune di Quigliano. Sono 18 anni, è la 18ª edizione e quest'anno ospitiamo 31 cantine che abbracciano tutto l'arco della regione Liguria, da Ventimiglia alla Spezia. Direi che sta andando tutto molto bene, anche gli eventi collaterali delle 2 giornate precedenti sono stati veramente partecipati da parte del pubblico e oggi abbiamo questo evento conclusivo, quindi si apriranno le degustazioni pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19. 15 ci sarà una street band composta da 9 ragazze che suonano i fiati, che gireranno per le vie di Quigliano e concluderanno il loro spettacolo all'interno del palazzetto. Per quanto riguarda la location, ringrazio la Polisportiva per il lavoro di abbellimento, perché non è semplice rendere un palasport idoneo a una sede di un evento di questo tipo, quindi mi sembra che sia stato fatto in maniera impeccabile, quindi vi ringrazio per questo.